Quello che non sa mai niente e prende il voto più alto. Quello che aspetta la ricreazione. Quella che studia 24 ore al giorno. Quello che, sì, è bravo, ma non si applica abbastanza. Sono i fuori classe di REI, tipi da scuola. Voce a studenti, professori e presidi degli istituti scolastici. Con Daniela Cantarella. Su REI, la tua scuola si fa guardare. Classe. Tu di cosa sei vestita? Di nata. Ma come nasce
nasce l'idea del pirata? Ti senti un po' pirata tu? Sì. Perché? Mi piacciono i film pirati. Ti piacciono? Quindi in una vita passata tu eri un pirata? Possibile. Vuoi salutare qualcuno? Sì, ciao a tutti. Allora, abbiamo un gruppo di non vestiti. Perché non vestiti? Che a me anche il carnevale è anche così. Vestiti normale. Per dire un po' tanto divertisse, no? State divertendo. Certo. Senti, ma scherzi ne avete fatti in questi giorni anche in class? No, no. No, questo si esce, si balla, si diverte. Stasera programma della serata? Un giro per i cereali. Anche voi, volete salutare qualcuno? Saluta qualche ragazza! No, vabbè, un saluto a tutti! Tutti gli amici! Nessuno che ha working in progress, che ne so, qualche situazione, trattativa con qualche ragazza? Nessuno? Lui! Tu, trattativa con qualche ragazzo? No, ora come ora no! No, vuoi dire qualcosa per aiutarti? No. Non mi viene niente in testa. Lui dice che ben vengano. Tu sei single? Sei single. Sì. E allora facciamo un appello, scusa, meglio di ora, una situazione ideale. Non so cosa dire, vabbè. Tutte coloro che vorrebbero divertirsi vengono con noi e si divertono. Ma come divertirsi? Devi fare un appello serio. Vabbè, serio in questo momento non si può dire, a questa età serio, non tanto divertirsi. Poi se viene quella serie la prendiamo. Le ragazze che si vogliono divertire, guardate queste facce qua. Avete l'imbarazzo della scelta. Un saluto per noi. Sta per iniziare la sfilata delle maschere. Il nostro rappresentante la sta annunciando. Detto questo, nome e cognome in classe al presidente della giuria, vuol dire col microfono vi assisterà ovviamente lui e noi votiamo da 1 a 10 a parità di punteggio, il voto della presidente vale 2, vale doppio. Jessica, com'è andata? Bene. Speriamo di vincere. Com'è andata? Bene, sono divertita. E ti chiami? Stefania. Come ti chiami? Vanessa. Com'è andata? Diamo all'uomo elegante. È stato 7 nell'originalità, 10 trucco, il senso del vestito anche 10. Finora favorito chi è? Favorito è Vanessa Paradisi, che era vestita da cameriera sexy. La cameriera? Sabrina. Aspetta. Certo Sabrina. Fa paura. Grazie. Come ti chiami? Medioevo, il telefonino, e tu sfili pure col telefonino. Mi vergogno. Ti dovevi salutare al telefono, eh? Perché il telefono in mano? Perché non so dove metterlo. Ah, vabbè, scusata, avanti, vai. Voto.
said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard. E noi lasciamo i nostri studenti ai loro festeggiamenti. Fuori classe si conclude qui, ci vediamo alla prossima puntata, ciao! Quello che non sa mai niente prende il voto più alto. Quello che aspetta la ricreazione. Quella che studia 24 ore al giorno. Quello che, sì, è bravo, ma non si applica abbastanza. Sono i fuori classe di REI, tipi da scuola. Voce a studenti, professori e presidi degli istituti scolastici. Con Daniela Cantarella. Su REI, la tua scuola si fa guardare.